Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Scusate i miei capelli super così, ecco, diamo una parvenza aggiustata. Sono come al solito in ritardo. Sto andando al tirocinio di clinica chirurgica. Ora, non so cosa mi aspetterà. Non ho molto voglia di andare a questo tirocinio. Sostanzialmente non perché non mi interessi, perché mi piacciono le branche chirurgiche. Ma farlo una settimana prima dell'esame di clinica chirurgica, comunque dell'esonero di clinica chirurgica, non è il massimo della vita, visto che dovrei stare a casa a studiare. Anche perché ieri sera ho fatto quasi l'una studiando con Ciccio, sempre per questo esonero. Quindi ho fatto veramente tardi. In realtà non è che abbiamo studiato, abbiamo fatto soltanto i quiz, che come vi ho sempre consigliato io nei miei video, vi ho detto: ragazzi, la sera se volete fare qualcosa fate i quiz, che sono più tranquilli, non vi impegnano molto mentalmente rispetto ad uno studio vero e proprio. Comunque sono veramente stanco perché devo andare a fare questa cosa. C'è una giornata del cavolo, vedete il cielo non si vedrà ma è cupissimo. Mi sono svegliato alle 7 perché ovviamente i chirurghi non fanno un giro visite tardi verso le 9, ma lo fanno presto presto, appunto verso le 8, poiché poi hanno sala operatoria e di conseguenza non è che non ha senso fare un giro visite alle 9, perché loro iniziano subito ad operare, penso alle 8:30, 9:15. Questo tirocinio sarà oggi, giovedì, e dicono anche tutto venerdì. Quindi, mamma mia, che voglia che ho. Cioè, veramente, ragazzi, non mi crede, ma non ho voglia. Però, come al solito, vi porterò con me. Vedrò cosa potrei registrare, cosa non potrei registrare. Ma cercherò di mostrarvi le cose anche soprattutto più particolari. Quindi non vi perdete nessun pezzo di video, perché qualcosa di figo esce soprattutto perché è una branca chirurgica. Andiamo a metterci la tutina, va. Mi sono cambiato, adesso sto entrando in reparto, il beige, e vediamo cosa succede, poi vi faccio vedere. Adesso abbiamo finito il giro visite e andiamo a fare ambulatorio, non so dove. Ah, il momento più bello della giornata è la pausa caffè, raga. A parte gli scherzi, no, veramente. Addormentatissimo, quindi un bel caffettino ci vuole, sono tipo le 11. Abbiamo fatto un po' di ambulatorio, adesso ci hanno dato una pausa e poi torniamo comunque a fare ambulatorio. Poi quando finisco, come al solito, vi spiego cosa abbiamo fatto a grandi linee, lo sapete, a grandi linee. Non posso registrare in ambulatorio, lo sapete. Però lasciate un like, mannaggia il dito mio, mannaggia. Quel caffè mi ha fatto venire una fame e quindi si fa spuntino con... Dove l'ho messo? Che mi hanno fregato il salmone. Eccolo qua. Salmone. E vabbè, consumerò un sacco di grassi, ma non ho spuntini da portare, visto che mi sono svegliato alle 7. Stamattina mi sto a preparare il pollo, sinceramente. Il problema di fare spuntino con il salmone è che ti unge tutte le mani. Schifo, mi vado a lavare, va. Meglio. Per stamattina sembra che avrei finito. Dovevamo andare al meeting, ma abbiamo scoperto che non c'è. Sono l'1:30 e si va a mangiare a casa. Sì, andiamo già a cambiare, va. E niente, sono uscito dall'ambulatorio. Mi sono fatto accompagnare dal mio amico. Prendere i finocchi. Li avevo finiti ed ero già in depressione, perché senza finocchi sono rovinato. Cioè, è l'unica verdura che mangio perché mi dà veramente grande sazietà, visto che con la dieta che faccio è l'unica, anche perché ha bassissimi grammi di carboidrati. Fate conto che 100 grammi di finocchi hanno un grammo di carboidrati. Quindi se si giocati bene puoi mangiarne anche un mezzo chilo 600 grammi. Che poi alla fine mezzo chilo 600 grammi di finocchi sono 3 finocchi, 2 finocchi nemmeno, 2. Oggi per pranzo 150 grammi di tonno piastrato, quello della Lidl, e i miei soliti finocchi che non possono mancare. Poi, dopo aver pranzato, anzi, dopo essere uscito al policlinico, visto che ero con il mio collega, mi ha dato un passaggio a casa, sono andato a prendere i finocchi, vabbè, e non vi ho spiegato cosa ho fatto questa mattina, perché avete visto qualche scena di qua e di là, però ovviamente ero con i pazienti e capite bene che non potevo spiegarvi cosa ho fatto. Però adesso vi spiego un po' tutto, così avete un'idea anche di quello che è il tirocinio di clinica chirurgica, che probabilmente è un tirocinio che voi farete al sesto anno. Ancora ce n'è di strada, perché molti di voi che mi seguite o siete
siete colleghi del primo o secondo anno o ancora dovete entrare, però è giusto che vi dia una panoramica. Purtroppo mi dispiace non aver potuto dare una panoramica dei primi anni, però state tranquilli che arriveranno video con colleghi degli anni più piccoli. Vabbè, non ci perdiamo in chiacchiere. Cosa ho fatto? Beh, stamattina vi ho detto sono arrivato molto presto perché i chirurghi teoricamente avrebbero dovuto fare sala operatori. In realtà non l'hanno fatto, non so per quale motivo, almeno quello in cui ero stato assegnato, il tutor in cui ero stato assegnato non aveva sala operatoria quest'oggi. Di conseguenza io sono arrivato alle 8 e lui è arrivato alle 9. Va bene. Abbiamo fatto prima il briefing. Questo si fa in tutti i reparti, ragazzi. Il briefing dove ci sono gli infermieri e i vari specializzanti, o comunque si discutono prima i casi clinici che ci sono in reparto. Successivamente siamo andati a fare il giro visite, quindi proprio al letto del paziente, a vedere più o meno come stava, magari se c'era qualcosa che il paziente ci voleva riferire, anche se generalmente qualsiasi cosa viene sempre appuntato dalle infermiere, però in generale si fa questo giro visite. Dopodiché, avete visto, siamo andati a fare ambulatorio. Questo era un ambulatorio molto particolare, non era un ambulatorio privato tipo quello che vedete quando io vado a fare l'internato, che è il privato del mio medico, dove appunto c'è i suoi pazienti, ma erano quasi tutti o preospedalizzazioni oppure erano medicazioni. Cosa sono le preospedalizzazioni? Sostanzialmente, prima di fare un intervento chirurgico, tu devi fare quella che viene definita una preospedalizzazione, ovvero vai a fare gli esami ematochimici, vai a fare gli RX, fai la visita con l'anestesista, fai di nuovo la visita con il medico. Se ortopedico per ortopedico, cioè se un intervento ortopedico con l'ortopedico, di chirurgia generale con il chirurgo generale e così via. E in modo tale da avere un quadro completo ed essere pronto a fare l'intervento, perché sostanzialmente in questo modo elimini ogni controindicazione. Ma soprattutto molto importante sia gli esami del sangue, ma anche l'incontro e la visita con l'anestesista, che poi sostanzialmente è quello che decide se farò o meno l'intervento. Perché se è un paziente con importanti comorbidità e magari gli intervento è molto rischioso, dice no, non possiamo farlo, o sì. Vabbè, ma questi sono casi un po' particolari. In linea di massima è una prassi che si deve fare. Quindi noi facevamo le visite della preospedalizzazione, ovviamente con una specializzanda, e quindi facevamo le domande di routine: fumo, non fumo, in precedenti interventi chirurgici, ma lei ha familiarità per questo, per quest'altro, e sostanzialmente si dà l'ok per fare un intervento chirurgico. Questo è quello che abbiamo fatto la prima parte. Poi nella seconda parte, dopo il caffè, che abbiamo fatto la pausa, abbiamo fatto le medicazioni. Cosa sono le medicazioni? Sostanzialmente dopo un intervento chirurgico tutti vanno magari rimossi i punti, oppure vanno disinfettate le ferite. Diciamo che sono alcune cose che potrebbero anche fare a casa senza che il paziente venga all'ospedale, ma è soprattutto nei primi giorni dopo l'intervento per visionare come sta procedendo la ferita chirurgica, che secondo me è la parte fondamentale. È molto importante da controllare, perché molte volte i pazienti non sanno medicare bene e così via. Quindi molto molto interessante, però sono cose, diciamo, basics, cioè nel senso non è nulla di molto complesso. Infatti sono stato un po' dispiaciuto perché in realtà non ho fatto nulla di concreto, cioè possiamo dire non ho retto i muri, ma non ho fatto nulla, cioè ho visto soltanto. E sinceramente, ad una settimana dall'esame di clinica chirurgica dell'esonero, perdere tra virgolette del tempo, perché non è mai tempo perso, ma comunque è del tempo investito male, mi è dispiaciuto. Poi in teoria alla fine saremmo dovuti andare al meeting. Cos'è il meeting? Il meeting è sostanzialmente i chirurghi più gli oncologi, più i medici di radioterapia e magari di radiodiagnostica si incontrano per discutere insieme i casi, perché magari c'hai un paziente che ha un tumore del colon, allora dice io chirurgo lo devo operare e ti cooperi con quello che è l'oncologo per fare quello che è magari la terapia medica, quindi la chemioterapia dopo. Poi c'è anche il radioterapista che dice sì, ma dobbiamo fare anche la radioterapia, cioè quindi ti coordini nel momento fondamentale ovviamente per il paziente, per avere una visione d'insieme, perché ormai la medicina non è solo un medico ma è un'equipe nemmeno dello stesso ambito, ma un'equipe è allargata, cioè molto più grande. Quindi però poi sembra che sia saltato, non so per quale motivo. Dovrò tornare purtroppo ai miei giovedì, e speriamo non venerdì, perché io devo studiare assolutamente. Infatti sto perdendo tempo a registrare questo video per voi. Mi lasciatemi un bel like perché me lo merito, mi raccomando tantissimo. Non so cosa accadrà in questa giornata, io però mi metto a studiare. Poi abbiamo appunto la presenza di C2 benigno, C3 probabile benigno ma con atipie, C4 è sospetto, e quindi in questo caso bisogna andare a fare una biopsia. Sì, infine C5, presenza di cellule tumorali maligne. Sì, sto
sto andando in palestra. Ci vediamo più tardi, ragazzi. Sono appena tornato alla palestra. In realtà mi sono fatto già la doccia. Sono morto. Sono le 10. Sto aspettando che il caro Don Ciccio venga qua a degnarmi la sua presenza per studiare. Non me l'auguro questa vita, ragazzi. Sono stanco, stanco, stanco. Però se non studio, cioè, voglio andare in palestra e allenarmi, devo fare i sacrifici e studiare anche la sera. Però sono stanco. 2000 years later. Ecco che Ciccio se ne scappa via a mezzanotte e mezzo col diluvio universale che c'è a Roma. Eh sì, ragazzi, in questo periodo sto facendo un po' tardi, cioè mezzanotte e mezza. Abbiamo finito adesso di studiare con Cicciuzzo, guardate qua. Proprio perché appunto stiamo facendo le domande. In realtà non è che facciamo nulla di particolare. Io non riesco a studiare nel senso di studiare, imparare cose nuove. Però farti le domande, farsi le domande secondo me è una cosa che si può fare se avete un esame scritto, ovviamente. Io ho una stanchezza, l'unica cosa che riesco a fare è stare seduto e rispondere a delle domande che comunque sì, implicano un ragionamento, ma nulla di così eccessivo. Un consiglio che ve lo do: se dovete fare questo tipo di esami, fatevi la sera le domande. È finalmente arrivato il tempo di una serata peppe. Non la facevo da tanto, non la faccio, ma dura 10 minuti perché mi addormento subito. Tanto faccio il pre-nanna, lo sapete, la mia solita cremina, guardando una nuova serie che si chiama DC Legend. Se non inizio una serie nuova non sono mai contento io. Comunque, ragazzi, come sempre iscrivetevi al canale perché sto andando a dormire. Attivate la campanella, lasciate subito un bel like se questo video vi è piaciuto, un commento qua sotto salutandomi e augurandomi buonanotte con l'hashtag serata Peppe, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!